Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Bentornati a casa mia. Oggi preparo delle zucchine in pastella. Andiamo a vedere come so fare. Per fare questa ricetta semplicissima ci vogliono 3 zucchine, 100 g di latte, 100 g di farina già setacciata, un uovo, olio di girasole per friggere, sale e pepe. Allora, cominciamo nel separare il bianco dal rosso e lo montiamo a neve. Eccoci qua, adesso il nostro bianco è montato a neve. Perché l'ho montato a neve? Perché dopo la panatura è più spumosa, più spumeggiante. Adesso mettiamo un pizzichino di sale e mescoliamo anche molto, però aggiungiamo anche un po' di latte, no? Ecco qua, e mescoliamo, aggiungiamo anche un po' di pepe e mescoliamo bene. Aggiungiamo poco a poco la farina già setacciata e vai. Ecco, adesso noi aggiungiamo il nostro bianco d'uovo, dopodiché frulliamo ancora. Se vedete che l'impasto è un po' duro, aggiungete un po' di latte, un po' per volta, un altro pochino, tipo 3-4 cucchiai, insomma. Vedete che è più fluida. Non deve essere né troppo liscia né troppo fissa. E mescolate bene. Eccola qua, adesso è pronta. Dobbiamo lasciarla in frigorifero per una mezz'oretta a riposare. Dopodiché è pronta. Eccoci qua, stiamo passando le nostre zucchine nella nostra pastellina. E adesso mettiamo a friggere. Un po' alla volta i nostri bastoncini, ho fatto dei bastoncini perché si va meglio. E quando sono dorati, sono pronti. Eccoci qua, le mie zucchine in pastella fritte sono pronte. Buonissime. E ne assaggio anche una. Bruciano, bruciano. Uno spettacolo, ragazzi, sono buonissime, facilissime da fare. Vi ricordo che dovete andare sempre su YouTube, cliccare Vispa Teresa e cliccate la campanella. Vi terrò sempre aggiornati. Io adesso vi saluto e vi mando un bacio. Ciao!